Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Stia ADSL collega aziende e privati ad Internet. Megabit reali e garantiti, grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube.
Arrivo, Posto subito, Scusate. Passa un po' da questo, che parte? Grazie per essere venuti. Oggi presentiamo Alessandro Celli e Giuseppe Torromino. Vi chiedo la cortesia, prima di fare la domanda, di presentarvi nome e testata. Grazie. Prego, vai. Simone Francioli, Umbria On, intanto benvenuti e in bocca al lupo. Stessa domanda per entrambi, visto che comunque siete arrivati da pochi giorni, primi allenamenti per Torromino, già al debutto, prime impressioni su questo gruppo per entrambi? Ma sicuramente inizio io perché sono arrivato prima. Le sensazioni sono molto positive, ho trovato, ma già ero sicuro di questo, un gruppo molto affiatato, dove si vede che in ritiro ha lavorato bene. Le sensazioni, ti ripeto, sono molto contento di essere arrivato in questa squadra, che secondo me è una squadra molto ben attrezzata e ci sono tutti i presupposti per fare un grande campionato. Concorrenza fortissima, ma la vedo riguardo soltanto voi, no? Anche proprio i calciatori che già sono qui, grande stimolo questo per voi, no? Per tutte e due, dico. Sì, certo, gli stimoli ci devono essere sempre e fanno anche bene. In particolare, ecco, parlo per Celli, cioè Mammarella, voglio dire, stiamo parlando di un calciatore ormai affermato, un punto fermo. Tu sei giochi solamente a sinistra oppure ti adatti anche magari? No, principalmente gioco a 4, sì. Posso fare il quarto di sinistra o il quinto, sì. Però giocando con questo modulo il quarto. Ivano Mari, Terni Rete e Teleterni. Manda Celli e poi Torroni. Da svincolato, Slana ha preso gli anni come da svincolato. Dal punto di vista della preparazione, che tipo di preparazione ha svolto e che se ha bisogno di un allenamento differenziato per recuperare il tempo perduto? Allora, ho svolto un allenamento con un preparatore personale dal 24 di giugno, poi mi sono allenato con una squadra vicino casa, aspettando che uscisse fuori una soluzione importante come te, come la Ternana. E poi abbiamo affrontato, da quando sono arrivato con il prof, abbiamo affrontato la settimana e abbiamo deciso che questa settimana cerchiamo piano piano di integrarmi con il gruppo. È stato un fulmine a ciel sereno quello dell'interessamento della Ternana, che in 4-4-8 non era uscito per niente dal suo nome. Sì, è stata una cosa fatta a breve tempo e sono molto contento perché è un progetto che a me piace tanto. Torromino, invece vorrei chiedere se è possibile, pochi minuti in campo, quindi la gran parte della partita vista dalla panchina. Come possono sposarsi quelle che sono le qualità tecnico-tattiche di Torromino con quelli che sono i concetti di gioco, i principi di gioco di Gallo e quindi della squadra? Ma come ti ho detto prima, arrivando da pochi giorni, ora parlerò bene col mister per capire un attimino lui che cosa pretende da me. Però da quello che ho potuto vedere, le mie qualità possono sposarsi tranquillamente con questo modulo di gioco. Io sono una seconda punta, nasco la seconda punta, poi in carriera ho fatto anche l'esterno, però diciamo che con un altro attaccante è il mio ruolo naturale, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ho giusto una curiosità, se non sbaglio correggimi poi nella risposta, ho controllato un po' il tuo curriculum, sei campionati, sette campionati vinti tra dilettanti e professionismo. Un dilettante e sei... Da giovanissimo a Biella, se non sbaglio. Sì, il primo, no? 18 anni. E non credo sia tutta fortuna, ovviamente, il tuo curriculum parla chiaro. Ti chiedo allora, vista la tua esperienza, perché poi hai 31 anni, non è che sei a fine carriera, quindi 7 campionati vinti su 12-13 complessivi, è un dato che credo pochi possano pareggiare, a meno che in fenomeni mondiali, ma qui siamo in Cina. Ti volevo chiedere una curiosità su questa cosa, tutta fortuna no, non credo, e se ritrovi, visto che hai esperienza da vincente in questo gruppo, pur dovendolo conoscere ancora bene,
quel quid magari necessario per, non dico vincere perché l'anno scorso veniamo da un'esperienza devastante, però poter competere per le posizioni di vertice. Guarda, io credo e sono sicuro che vincere non è mai facile. Io sono stato fortunato, come dici tu, e bravo ad avere questa possibilità di giocare sia in squadre che erano costruite per vincere e poi alla fine abbiamo vinto, ma anche squadre, per esempio Crotone, che ci siamo trovati in Serie A dopo una cavalcata incredibile, ma sicuramente l'obiettivo di inizio stagione non era quello di vincere il campionato. Quindi ogni campionato poi è talmente lungo che succedono tante cose. Voi mi insegnate che qua l'anno scorso sono stati fatti dei proclami di risalire subito, però poi dopo, durante l'anno, ci sono delle difficoltà che non ti permettono di farlo subito. Io credo che i presupposti per fare un grande campionato ci sono, però da qui a dirti che la Ternana l'anno prossimo giocherà in Serie B, sinceramente non me la sento, perché ci sono squadre che hanno speso molto più della Ternana, squadre che sono attrezzate, quindi. Però ti ripeto, il campionato è lungo e alla fine si vedrà. Tu commento sul girone C della serie C, visto che l'hai fatto. Il girone C storicamente è il piuttosto che c'è. Io l'ho fatti tutte e tre e questo è quello che più si avvicina alla Serie B, nel senso che vai in certi campi che neanche in Serie B ci sono, quindi. È tosto, bisogna abbassare la testa, pedalare e fare più punti possibile. Poi, come ti ho detto prima, marzo-aprile si tirano le somme. Chiedo scusa per prima, non mi sono presentato, sono austeri della nazione, una dimenticanza. E voglio dirvi, ci sono 12.000 abbonati, credo non vi sia mai capitato in carriera, sbaglio, una cosa del genere. Oppure tu magari... A Lecce, ecco, esatto. Però ecco, magari, non so... Tenuto conto anche del fatto il discorso di ambizioni, possibili obiettivi, è bene non parlare magari, no? Si inizia a fare sbagli, seppure con la consapevolezza. Però questi 12.000 abbonati, ecco, fin magari da domenica vogliono qualcosa. Questo sicuramente, sapevamo... La prima risposta è stata ottima, dove iniziamo a dire giusto, Coppa Italia, sì. Però adesso in casa magari, ecco, quindi certo. Proprio l'impatto, no? Ma guarda, anche parlando col mister, parlando tra di noi, il nostro primo obiettivo quest'anno è quello di tenerci tifosi dalla nostra parte, quello che non è stato l'anno scorso, per tanti motivi. Quindi il mister è stato chiaro, 12.000 tifosi, io ho giocato anche a Lecce con 25.000, se sono dalla tua parte è un piacere giocare, che ti spingono, però dall'altro lato se sono contro di te... Il problema deve essere per gli altri venire a giocare a terra, non dovrebbe essere il nostro giocare in casa nostra con i tifosi contro. Quindi dobbiamo essere bravi domenica dopo domenica a tirarci il più possibile verso di noi. Appunto, tu hai già esperienza in questo senso, penso che inizio anche, no? L'apporto della tifoseria ieri, la vicinanza, beh, certo. È stato un fattore importante. Sì, però non è detto che... Dal punto di vista è stato, penso, un primo passo, no? Anche la vicinanza, non, magari il tifoso che era ferito l'anno scorso non sarebbe venuto, invece la risposta è stata positiva, è stato un piacere, un orgoglio per noi comunque uscire fuori a vedere la tribuna piena. Dicevo, conosciamo quelle che sono le qualità tecniche di Mommarella. Allora, vorremmo saperne, perlomeno io vorrei saperne un po' di più, sulle caratteristiche di Celli. Beh, le mie caratteristiche sono tanta corsa e difensivamente parlando molto bene. Però cerco... Cioè, offensivo che difensivo? Diciamo più offensivo che difensivo. Però anche la difesa bene. Però diciamo che con Mommarella davanti c'è da imparare tanto e a me va molto bene. Emanuele Lombardini da Ciofere, per Celli, anche Celli se non mi sbaglio hai già fatto questo girone, no? Con la Lupa. Sì. Con la Lupa Pascal. Con la Lupa Roma. Che come ho detto Benvenuto, è un girone molto difficile, anche perché quest'anno ci sono squadre importanti, attrezzate molto bene, però
nulla toglie che dobbiamo impattare bene con il campionato. Una domanda che ho posto anche ad altri calciatori, sempre con la mia curiosità, ma io sono convinto di questo, cioè che il campionato di C, seppure rimane comunque Serie C, ha avuto una crescita a livello di preparazione, a livello di tecnici, di preparazione atletica negli ultimi 6-7 anni. Che ne pensate voi magari, ecco? Ma io sono d'accordo. Sono d'accordo perché si è alzato molto il livello anche della Serie C e le squadre che quest'anno faranno questo girone sono la prova, ma anche un altro girone ci sono squadre. Ma al di là appunto degli organici anche chi lavora per le squadre, gli staff. Sì, sì, si è alzato molto il livello. Sì, assolutamente sì. Anche tu. Io la penso uguale, anche perché sono scesi parecchi giocatori da altre categorie e di conseguenza anche gli staff si sono adeguati a sempre una maggiore puntualità e magari capitalità nella sì. preparazione, no? Ho una curiosità, a proposito di girone meridionale, c'è chi dice che è il più tosto per fattori ambientali e non tecnici, in quanto tendenzialmente, ma questo ognuno ha il suo parere che è soggettivo, invece pare sia un po' più oggettivo il fatto dei terreni di gioco, nel senso che spesso non so se è una leggenda o meno, che la difficoltà del girone meridionale deriva anche da terreni di gioco spesso come dire, non perfetti rispetto agli altri gironi. Voi che ci avete giocato potete confermare questo fattore, che potrebbe essere un fattore oppure no? Ma ci sono certi campi che sono in condizioni precarie, quello sicuramente, ma ci sono anche negli altri gironi, è una cosa secondo me che è un po' sparsa ed è anche un problema dell'Italia, diciamo che tanti terreni di gioco li lasciano abbandonati. Sono 5-6 i campi dove trovi il tappeto verde, secondo me, in questa categoria ti parlo, in tutta Italia. Quindi non è solo un problema di girone C, secondo me. Ecco, domenica arriva in Potenza che è una formazione particolare perché comunque tanti giocatori stranieri, qualche giocatore con un periodo importante, cioè il signore che si chiama Emerson, insomma, cioè, a parte lui parla da carriera, forse è il primo vero test, no, per la Ternana quest'anno, insomma, dopo un buon avvio di Edi contro però una formazione effettivamente modesta. Sì, hai detto bene, arriva una squadra tosta, una squadra organizzata, si conoscono da 2 anni, l'allenatore è molto bravo e preparato. Penso che sia un buon test per capire pure a che punto è arrivata la Ternana, no? Per cercare di capire pure effettivamente magari se possiamo anche noi fare parte del gruppo che terrà a testa questa classifica. Quindi, ma ripeto, senza nessuna pressione, deve essere un piacere giocare perché verranno tante persone. È normale che mettere un altro mattone su questo inizio sarebbe molto positivo. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più della prestazione di domenica sera della Ternana? La cosa che mi è rimasta più d'impatto è stato l'inizio della partita, dove i ragazzi hanno fatto vedere subito che c'era la voglia di portare a casa i 3 punti. Anche se sì, Rieti magari non è una formazione che poteva mettere in grosse difficoltà la Ternana, però non è mai facile imporre subito il gioco, e quella è la cosa che mi è rimasta impressa subito. La Ternana è una squadra che gioca per gli attaccanti, si può dire, perché agli esterni difensivi che provengono alla propensione ad attaccare, centrocampisti buoni palleggiatori eccetera, quindi per le punte dovrebbe essere un pochino più facile con i giusti movimenti, no? Sì, è normale che quando sai che alle spalle c'hai dei giocatori di qualità, a partire dal centrocampo agli esterni difensivi, l'attaccante deve farsi trovare pronto, come domenica sono stati bravi i nostri. Altre domande? A posto, grazie. Grazie. Grazie.